Ottimo. Qualche festa fa, ragazzi. Ok, vai, Ray. Ok, vai, Ray. Veronica. Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti io riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni, oltre il ponte, che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo, oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte. Tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco. Comincia l'amore. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. Silenziosa sulla speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi, laceri, eppure avevamo 20 anni. Non è detto che fossimo santi. L'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, corri avanti, ogni passo che fai non è.
Vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io sono solo e passeggio fra i tigli con te. Ormai tutti hanno famiglia, allora non c'eri. E vorrei che questi nostri pensieri, queste speranze nostre di allora, rivivessero in quel che tu speri, ragazza, color dell'aurora. Avevamo 20 anni. Italo Calvino, Oltre il ponte. Grazie mille. Chiedo al segretario Matteo Raimondi di ripetere l'intervento perché prima abbiamo avuto un problema tecnico. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon 25 aprile a tutti voi. Chi ha dato la vita per tutti noi è un dovere che abbiamo. E quindi oggi insieme a me ci sono Veronica Talassi e Chico Roveris per ricordare attraverso delle parole, attraverso il testo scritto, attraverso la musica, quelle che sono state le lotte di chi ci ha consegnato un avvenire democratico, un avvenire di diritti, un avvenire di libertà per tutti. È una democrazia. La nostra che si basa sui valori della resistenza, la cui carta costituzionale è nata dal sudore e dal sangue dei nostri partigiani e delle nostre partigiane. Ma è una democrazia che, come tutte le democrazie, è fragile e quindi è nostro compito ricordare costantemente quel sacrificio. Ricordarlo combattendo quotidianamente per mantenere viva la democrazia, e lo possiamo fare attraverso il ricordo, ma lo possiamo fare anche con un piccolo sforzo, che è quello dell'attenzione alla democrazia stessa, e quindi continuando a dare il nostro contributo, banalmente votando e scegliendo, facendo delle scelte, per evitare di essere indifferenti. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede. Il male che si abbatte su tutti avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora
Sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, no. E in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917, e questo brano lo vorremmo dedicare al nostro Benjamin. Grazie Chicco, grazie anche per la dedica. Chi sicuramente durante la resistenza non è stato indifferente sono stati i partigiani. E appunto oggi abbiamo chiesto anche all'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di portare un contributo. Purtroppo la piattaforma, che è molto utile per cercare di rimanere uniti, ha anche dei limiti, per cui proviamo a fare un collegamento telefonico. Non sono un presentatore, per cui perdonate questa digressione. Proviamo a fare un collegamento telefonico e a sentire le parole di Emanuela Manco dell'ANPI di Monza. Buongiorno a tutti, sono Emanuela. Mi sentite? Sì, certo, grazie. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, benissimo. Dunque, grazie mille per l'invito, porto i saluti dell'ANPI provinciale di Monza e Brianza. Questo 25 aprile è sicuramente diverso dagli ultimi 75 anni e qualcosa per la prima volta ci impedisce di essere in piazza tutti insieme a festeggiare la liberazione del nostro paese dalla dittatura nazifascista, un nemico invisibile che ci rende fragili, diciamocelo. Se c'è una cosa però che mi hanno insegnato i partigiani, che ho avuto l'onore di conoscere di persona e sui libri di scuola, e che non bisogna mai scoraggiarsi anche di fronte al peggior nemico, non bisogna mai perdere la speranza di poter superare anche il periodo buio della nostra vita. Non potremo essere in piazza, certo, ma possiamo essere lo stesso tutti insieme per rendere loro onore attraverso queste nuove tecnologie. Sarà un 25 aprile di dolore, certo, ma io credo anche carico di speranza e di solidarietà e di gratitudine. Tantissime sezioni ANPI, cittadine, provinciali, in tutta Italia hanno organizzato dei percorsi di memoria bellissimi, devo dire, e attraverso i quali si possono scoprire anche episodi della resistenza
resistenza locale e l'amore verso i nostri partigiani, questi progetti, anche come Ampi Monte Brianza, ovviamente seguendo le ordinanze del governo abbiamo sospeso le iniziative da oltre 2 mesi ormai, e ovviamente marzo-aprile sono i mesi più densi, e così abbiamo deciso di fare questo progetto che dal 1° aprile avrebbe dovuto accompagnarci fino al giorno della liberazione. Talmente tanti sono stati i contributi che abbiamo ricevuto, con videotestimonianze di partigiani, con racconti di storia locale, con riflessioni, contributi di artisti, eccetera, che abbiamo deciso di continuare andando anche oltre il giorno della liberazione. Come Ampi Monte Brianza, diciamo che sin dalla nascita abbiamo posto particolare attenzione alla storia locale, perché solitamente si pensa, diciamo, che alla resistenza come l'uomo in montagna che imbraccia il fucile. La resistenza non è stata soltanto questo, perché fu un movimento composito al quale parteciparono uomini, donne, giovani, meno giovani, di qualunque estrazione sociale, di qualunque orientamento religioso e politico, uniti dall'obiettivo di sconfiggere il nazifascismo e arrivare alla pace. Io penso quindi che ricordare quella normalità della resistenza, non solo l'atto eroico, quella resistenza dei gesti quotidiani, dei gesti umili di solidarietà che salvarono innumerevoli vite, ma che se scoperti potevano portare al carcere fino anche alla morte. E quindi la resistenza fu un processo di maturazione. C'era questo desiderio di liberarsi dal nazifascismo per conquistare la pace, e si lavorava già al domani, quindi alla costruzione di uno Stato democratico e libero. Vorrei sottolineare che la partecipazione delle donne alla resistenza è un argomento che storicamente è stato tenuto da parte, ma io credo che in loro fosse presente non solo il desiderio di sconfiggere il nazifascismo, ma a questo si legava anche il desiderio di conquistare quei diritti che fino ad allora erano stati loro negati, prima fra tutti il diritto di voto e quello di essere votati, ottenuti a guerra finita. Senza il coraggio di quelle donne partigiane, probabilmente anche a detta di molti partigiani uomini, la resistenza avrebbe avuto un altro esito, e il coraggio di quelle donne aprì la strada verso l'emancipazione femminile e verso quel percorso di parità tra uomo e donna, ovviamente non ancora concluso. Quindi compito fondamentale ovviamente dell'ANPI è non solo ricordare gli episodi della storia nazionale e locale, ma anche capire quello che fu il movimento resistenziale nel complesso. Ovviamente non voglio rubare troppo tempo agli altri ospiti, perché sono argomenti che richiederebbero ore e ore. Ci tengo però a ricordare gli appuntamenti dell'ANPI nazionale, che dalle 14:30 partirà con sulle testate giornalistiche online, su Repubblica TV ci sarà l'intervista della nostra presidente nazionale Carla Nespolo e della partigiana Maria Elisa Rodano. Dalle 15 col flash mob cantando Bella Ciao dalle nostre finestre, e partirà anche una maratona sempre su Repubblica TV condotta da Kate Lerner, con alcuni ospiti, video interviste di partigiani, contributi di artisti. E infine vorrei anche ricordare che è in libreria il libro Noi Partigiani, che raccoglie alcune delle oltre 400 interviste che nell'ultimo anno e mezzo Kate Lerner e Laura Gnocchi hanno
fatto intervistando partigiani ancora in vita in tutta Italia. Ovviamente un percorso non ancora concluso, perché quando sarà possibile andare appunto ancora a fare delle interviste dopo il coronavirus, il progetto continuerà, perché poi andrà a sfociare in un archivio digitale. Io avrei concluso, vi ricordo i nostri siti ampiemontabrianza.it e le pagine Facebook. Buon 25 aprile a tutti. Grazie, grazie mille Emanuela, e grazie a tutta l'AMPI per il lavoro di testimonianza e di memoria che fanno quotidianamente. Ovviamente saremo anche noi alle 15 sui nostri balconi con il tricolore e con Bella Ciao per testimoniare che, nonostante non siamo in piazza, siamo tutti una comunità democratica che si riconosce in questi valori. Sull'esempio delle donne nella Resistenza ce n'è uno che ci ha colpito particolarmente, che è quella di due donne tedesche che hanno, solo con la loro presenza, salvato un paesino che si chiama Gombio. Le due donne tedesche si chiamano Ida e Augusta, e questa è la loro testimonianza. Siamo Ida e Augusta, le due tedesche di Gombio. Non crediamo di meritarci tutta questa attenzione. Abbiamo fatto solo quello che tutti dovrebbero fare, ricordare che non siamo bestie. Sia che si tratti di vita umana, di un fiore o di una frittata. E a me, che sono Augusta, che sono passata da Berlino a Gombio per amore di Narciso Piazzi, non mi è parso di fare nulla di eccezionale quando quel tedesco mi è entrato in casa. Stavano rastrellando e ci avrebbero ucciso tutti. Però una frittata è una frittata, e non si entra in casa della gente senza chiedere il permesso e si inizia a mangiare il cibo altrui. Allora l'ho detto ben chiaro: Lazzarone, è così che ti hanno insegnato l'educazione? E l'ho detto in tedesco, la mia lingua, e a lui non sembrava vero sentire la voce di sua madre e della sua maestra, di sua sorella, di Sasso. Trovare in quella povera casa, in quel piccolo paese, una donna che parlava la sua lingua. E lui ha chiamato il comandante, e il comandante si è messo a parlare con me, e poi ha chiamato anche Ida. Due donne tedesche in quell'angolo di mondo. Abbiamo parlato, alla fine se ne sono andati. Non hanno ammazzato nessuno. Abbiamo salvato il paese. Ma lo sapete anche voi che in fondo non si è trattato della frittata. A volte basta la voce di una donna per fare ricordare che nessuno è nato carnefice, che nelle vite di ognuno di noi c'è stato un sorriso, una gentilezza, un momento in cui ci siamo pensati migliori di quello che siamo diventati, un momento per una speranza o per una frittata. Noi non siamo eroine, siamo solo le due tedesche di Gombio, e sorridete quando ci guardate negli occhi e lavatevi le mani prima di andare a pranzo. Beh, oltre alle due Ida e Augusta tedesche di Gombio, c'è un lavoro di memoria per il futuro. E chi meglio dei giovani democratici rappresentano il futuro del nostro paese? Ragazzi che hanno 20 anni, ma per cui la Resistenza non è solo un ricordo lontano, ma è un impegno quotidiano. Per cui abbiamo chiesto anche a Davide Mantovani, segretario dei giovani democratici, di portare la testimonianza dei GD. Buon 25 aprile a tutti. Parlare di giovani e resistenza è importante, certo. Sono due termini che in effetti non possono sussistere slegati, perché la resistenza è stata una guerra, e come tutte le guerre anche questa è stata combattuta dai giovani. È dunque la storia di un giovane lombardo, un comune ragazzo di 28 anni, che nel 1943 divenne un eroe di questo paese, di cui oggi vorrei parlarvi. Abele Ambrosini. Chiamato alle armi nel 1939, a 24 anni, fu mandato in Albania e in Grecia. Al momento dell'armistizio si trovava a Cefalonia, come tenente del 33° reggimento di artiglieria della divisione Acqui. Catturato dai tedeschi durante un combattimento, Ambrosini fu passato per le armi.
La medaglia d'oro al valor militare gli è stata concessa con questa motivazione. Comandante di batteria sommeggiata, fu tra i primi decisi assertori della lotta contro i tedeschi, aprendo di iniziativa il fuoco contro il nemico durante tutta la battaglia per Cefalonia. I suoi cannoni tuonarono anche sotto furiosi bombardamenti aerei, riuscendo a ritardare l'avanzata nemica. Benché gravemente ferito, continuava a rimanere in linea con i fanti, per meglio dirigere il fuoco. Catturato mentre cercava di raggiungere la sua linea pezzi, che si fendeva ad oltranza, sparando a zero sul nemico, veniva fucilato sul posto, reo di aver combattuto per l'onore delle armi. Ecco, i reparti isolati in Grecia e nei Balcani, i deportati e gli internati italiani nei campi di concentramento, i gap nelle città, i lavoratori e lavoratrici che hanno sabotato nelle fabbriche l'apparato nazista, le bande armate che per mesi hanno fatto la resistenza al nord, occupando le valli e le colline, liberando e governando interi territori, erano pieni di giovani e che, attraverso il loro disinteressato ed eroico sacrificio, ci hanno donato un'Italia più libera e più giusta, ci hanno trasmesso istituzioni democratiche, diritti civili e politici, che ancora oggi i giovani sono chiamati a difendere con passione e determinazione. Concludo con le parole di Pietro Calamandrei. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie. Bene, grazie Davide. E chi aveva una ventina d'anni durante la resistenza è anche una persona che tanto ha testimoniato con la sua opera politica l'attività e l'attività della resistenza e la testimonianza della libertà. È Sandro Pertini, che poi diventerà anche Presidente della Repubblica, e nel 29 scrive una bellissima lettera a sua madre. Mia buona mamma, sono riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po' di carta. E tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per il nuovo anno, mamma. E farò di tutto perché a Napoli questa mia lettera sia imbucata. Sono qui solo, in una piccola cella del vagone cellulare. Mi portano a Napoli e verso il 27 mi porteranno al carcere di Santo Stefano. Mamma buona e santa, non ti rattristare per questa tua nuova sorte. Pensa, mamma, che lotto per un'idea sublime, tutta luce. Oggi più di ieri io sento d'amare questa idea. Il carcere rende più profondo in me questo amore. La condanna, mamma buona, è motivo d'orgoglio per il tuo Sandro e lo deve essere anche per te. Se tu sapessi con quale gioia e con quanta fierezza io alzai dalla gabbia, dopo la lettura della sentenza, il grido della mia fede: viva il socialismo! Abbasso il fascismo! E allora mi saltarono addosso, furenti, turandomi la bocca, quasi a soffocarmi, ma io nulla, nulla sentivo. Ascoltavo solo il mio cuore battere contento. Scrivi alla buona signora e diglielo che oggi più di ieri sono degno del loro affetto e fa che non mi dimentichino. Dirai loro che auguro a tutti un anno fecondo per la nostra causa. Cerchino di lottare sempre con più ardore di ieri, perché oggi essi, uomini liberi, devono lottare anche per noi costretti all'inazione. Che il mio spirito è sempre con loro e sogno la libertà solo per riprendere fra di loro il mio posto di combattimento. Vorrei che il mio saluto giungesse in modo particolare al maestro e ai miei compagni di lavoro, che non dimentico. Fu proprio lavorando con essi che io conobbi tanto bene il mio animo che prima ignoravo e che arricchì di pregio e di virtù.
rendendolo capace di affrontare serenamente prove come questa. Sappiamo che a Santo Stefano vi si trovano Zaniboni e Terracini. Mi sarà difficile però vederli, perché dovrò fare circa 20 mesi di segregazione. Gramsci è ammalato gravemente. Scacciana è tisico e il Tulli è diventato cieco. Noi politici siamo sorvegliatissimi e il carcere viene reso più duro a noi che ai reclusi comuni. Grazie, mamma, di quanto mi hai mandato. Non speravo tanto. Per ora continua a scrivere a Regina Celi perché devi fare finta di non averla ricevuta questa mia lettera. L'unita lettera, appena letta, spediscila alla buona signora. Tu, mamma, amami sempre così. Ti stringe forte il tuo Sandro. 23 dicembre 1929. Grazie, Chicco. Dopo una lettera così commovente, così bella, non potevamo che chiedere di intervenire anche al nostro senatore, Roberto Rampi, di cui sono molto contento che sia qua con noi oggi. Prego, Roberto. Sì, grazie davvero e buon 25 aprile a tutti. E sì, sono lettere toccanti quelle che leggiamo, soprattutto se pensiamo che oggi, in questo momento, in questo minuto, in tante parti del mondo ci sono persone che resistono, che combattono, ci sono persone che sono in carcere, che rischiano la vita e che magari la scusa della pandemia, del virus, diventa uno strumento in più per limitare la loro libertà e per magari sperare di poterli vincere nel fisico se non nello spirito. Ecco, il 25 aprile è davvero in questo senso ogni giorno. Però per noi italiani il 25 aprile è la festa che ricorda la nascita di questa Repubblica. La nostra Repubblica si fonda sul 25 aprile, sulla lotta di liberazione, sulla scelta partigiana, come abbiamo ascoltato, di tanti che ebbero il coraggio, la capacità, l'intelligenza di scegliere da che parte stare, e ognuno di noi si deve domandare in ogni momento se lo sta facendo, se è in grado di farlo, perché non era facile. 75 anni dopo a tutti verrebbe da dire avrei fatto la stessa cosa, ma non è assolutamente scontato che fosse così. Il 25 aprile è la festa delle nazioni libere che si sono unite e che hanno avuto il coraggio di unirsi e di superare le differenze per combattere un regime totalitario, un'alleanza di regimi totalitari che voleva reprimere le libertà, perché nel rispetto dei morti non siamo tutti uguali e non è uguale chi voleva sterminare un'intera popolazione che loro definivano razza, come quella ebraica, chi voleva sterminare i Rom, i Sinti, chi voleva cancellare dalla faccia della terra i disabili e tutti coloro che non la pensavano come loro. Ecco, il 25 aprile, con il sacrificio di molti, ci ha permesso di esercitare una libertà che permette la differenza delle opinioni, che permette la discussione e che permette oggi di affrontare anche un momento così difficile con la guardia alzata rispetto alle libertà individuali. E quindi davvero grazie per questo bel momento, perché c'è il distanziamento fisico, ma non c'è la distanza tra di noi. Noi siamo uniti, siamo insieme, siamo comunità, e quindi vive il 25 aprile. Grazie, grazie mille senatore, grazie Roberto, e grazie davvero per le tue parole. Proseguendo in questa carrellata di testi, che tra l'altro ci avete fornito tutti voi che siete connessi oggi, e quindi vi ringrazio molto per il vostro contributo, ce n'è uno che è un po' una pietra miliare della letteratura sulla resistenza. È uno di quei classici, per cui uno di quei testi dove si sente dire sempre sto rileggendo, non sto leggendo. Ecco, in questi giorni ho riletto Italo Calvino e ho riletto I sentieri di Nino di Ragno, che è forse il testo che si legge più spesso a scuola per parlare di resistenza. E da qualche brano ce ne parla veramente. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò. Magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire
e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano. Cioè che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto e loro dall'altra. Da noi niente va perduto. Nessun gesto, nessuno sparo. Pur uguale a loro, va perduto. Tutto servirà, se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale. Al di là dei vari significati ufficiali, è una spinta al riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Grazie Veronica. Stiamo avvicinando alla conclusione, quindi a me, dopo l'apertura, il compito di salutarvi. Salutarvi e ringraziarvi di essere stati qua. Siete di qua a testimoniare anche solo con la presenza che, nonostante un distanziamento, noi siamo sempre uniti. Nonostante la difficoltà nel vedersi e un percorso complesso, noi riusciamo a testimoniare insieme i valori in cui crediamo e che ci contraddistinguono come persone democratiche. Ora, io ne approfitto per ringraziare Veronica Talassi ed Enrico Roveris, per ringraziare chi è stato qua con noi come ospiti, per ringraziare tutti voi che ci avete fornito del materiale, i testi che vi hanno colpito, i testi che rappresentano la vostra resistenza e la vostra libertà. Vi ricordo anche che pomeriggio alle 15 saremo sui balconi con il canto Bella Ciao, che è un canto a mio avviso trasversale, ma che è proprio uno dei testi fondamentali della resistenza e della liberazione. E concluderei con una parola ancora da parte di Chicco, con un altro dei testi più storici sulla resistenza, che è Alle fronde dei Salici, e che non potevamo non mettere dopo la segnalazione di una prof di liceo che ha significato molto per molti studenti. Per cui... Sì, se posso aggiungere, finiamo con un ricordo da adolescenti, e questa professoressa era la mia professoressa di letteratura Alfresi, e quindi come faccio a non leggerla? Ciao Marisa. Alle fronde dei Salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urto nero della madre che andava incontro al figlio crocefisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei Salici per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Dolente, tragica realtà. Grazie, non mi resta che dire ora e sempre resistenza. Buon 25 aprile a tutti. Buon 25 aprile. Buona festa della liberazione. Buon 25 aprile. Resistiamo. Molto bella, no? Sempre. Eh? Bella, sì. La prima volta.
Ciao Ben. Buon 25 aprile. Buon 25 aprile. Grazie. Grazie, buona festa. Esistiamo. Bello. Bello, no? Sempre. Eh? 5 aprile a tutti. Ciao. Buona festa. Buon 25 aprile, ciao a tutti. È stato bello, no? Ciao. Bello. Buon 25 aprile. Buon 25 aprile. Grazie. Grazie, buona festa. Esistiamo. Bello. Buon 25 aprile a tutti. Ciao. Sempre. Sempre.